Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di calciomercato e parliamo del sesto acquisto ufficiale del Benevento, Brian Dabu, mediano classe 1992, arriva a titolo definitivo dalla Fiorentina in uno scambio alla pari con il giovane terzino Gentile della Primavera giallorossa. Contratto biennale per Dabu con opzione per il terzo anno. Inoltre, la Fiorentina ha dovuto sborsare 500.000 euro per accaparrarsi il giovane Gentile e, in più, darà il 20% su una futura rivendita al Benevento. Conosciamolo meglio ripercorrendo la sua carriera. Cresce nelle giovanili del Montpellier, dove debutta in prima squadra nel 2010, restandoci per 6 stagioni, quindi fino al 2016, dove vince un campionato francese e partecipa alla Champions League e all'Europa League, e colleziona 90 presenze e 8 reti. Nell'estate del 2017 passa per 3 milioni al Saint-Étienne, sempre in Francia, dove colleziona 30 presenze e 3 reti e partecipa anche all'Europa League. Nel 2018 passa alla Fiorentina per 5 milioni di euro, dove colleziona in 2 stagioni 35 presenze e 3 reti. Nel gennaio 2020 viene ceduto in prestito alla SPAL, dove colleziona 16 presenze e 1 rete, ma non riesce ad evitare la retrocessione per la squadra ferrarese. Dabo ha il doppio passaporto, sia quello francese che quello delle Burkina Faso, che ha scelto come nazionale, e ha collezionato oltre 20 presenze, e nel 2017 si è classificato con il Burkina Faso al terzo posto della Coppa d'Africa. Come caratteristiche tecniche, Dabo è un giocatore molto forte fisicamente, bravo di testa sui calci d'angolo molto alto, che può ricoprire diversi ruoli. Il suo ruolo naturale è mediano, può fare anche il centrocampista centrale e il terzino destro. Un ottimo acquisto di qualità per il Benevento, che a centrocampo ha messo ottima qualità con Dabo. E ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Con la pioggia e con il vento, sempre forza Benevento. Ciao ragazzi!